Oggi ci troviamo a Piana degli Albanesi, a pochi chilometri da Palermo, dove vogliamo farvi conoscere una realtà straordinaria fatta interamente da donne che esprimono l'eccellenza stilistica e dell'artigianato della nostra meravigliosa isola, la Sicilia. Stiamo parlando della produzione di un accessorio antico ma senza tempo, sempre di moda e sempre attuale, che oggi, grazie al lavoro di queste donne, è riuscito ad uscire dagli stereotipi più scontati per diventare un biglietto da visita internazionale, simbolo della maestria manifatturiera made in Sicily. Stiamo parlando della coppola siciliana. Siamo all'interno della cooperativa tutta al femminile Factory 23. Scopriremo chi sono queste donne, come funziona l'azienda da esse creata e come un intero territorio vive e cresce con altissima professionalità artigianale e tanta, tanta creatività. Ma soprattutto scopriremo come nasce uno dei cappelli più famosi al mondo, la coppola siciliana. Tindara, ci racconti com'è nata Factory 23? Factory 23 nasce dalla volontà delle donne che dal 99 lavorano sulla coppola di esportare questo prodotto made in Sicily di qualità a livello internazionale. Oggi è un'azienda che noi chiamiamo diffusa nel territorio perché lavora con decine di donne creando lo sviluppo di un'occupazione in Sicilia e vuole esportare questo prodotto made in Sicily col marchio La Coppola Storta in tutto il mondo. È stato difficile iniziare? È stato difficile, ma la forza e l'entusiasmo di tutte queste donne che lavorano da anni sulla coppola ci ha portato a grandi risultati. Dietro la creazione di una coppola c'è tanto lavoro, ma c'è anche tanta cultura. Sì, la coppola è stata per anni in Sicilia uno stereotipo. Noi abbiamo lavorato per renderlo il simbolo di una Sicilia migliore ed esportarlo nel mondo, rendendolo protagonista delle passerelle della moda internazionale. E ci siete riusciti? Sì, oggi grazie ai punti vendita e al nostro webshop la coppola riesce ad arrivare in tutto il mondo con un ottimo riscontro da parte dei clienti, esportando quindi un made in Sicily di qualità. E allora possiamo dire che la coppola è online e può essere ordinata da tutti, ovunque. Qual è la richiesta più bizzarra che vi è stata commissionata in questi anni? Guarda, ne arrivano tante. Abbiamo realizzato coppole da sposa con veli ricamati lunghi 3 metri, tutti ricamati a mano. Realizziamo coppole per cani e spesso ce le chiedono uguale cane e padrone. Questo è molto divertente, puoi ricevere anche le immagini. Da quale paese del mondo arrivano queste richieste più bizzarre? Guarda, arrivano da un po' dovunque. L'Australia, le Filippine ci hanno ultimamente chiesto delle coppole personalizzate. E i giapponesi? I giapponesi sempre. I giapponesi hanno i cani che sono, devo dire, molto clienti della nostra coppola, sono grandi clienti. Ma è vero che potete realizzare la coppola anche da abiti dismessi? Sì, oggi mandando da tutto il mondo basta inviare un capo d'abbigliamento qua a Piana degli Albanesi in azienda e ritorna trasformato in una coppola che riporta alla memoria il tuo capo, quello che conservavi nell'armadio ma non indossavi più. Quello a cui eri molto affezionato. Sì, è un riciclo sentimentale perché quello a cui tu eri legato ti ritorna in coppola e riconosci i tuoi dettagli. Tindara, ma Factory 23 non è solo coppola. No, è anche formazione, per esempio, perché lavoriamo sullo sviluppo di un territorio e quindi insegniamo alle donne a cucire la coppola e a realizzare dei prodotti finiti acquisendo una nuova professionalità. Ma è anche accessori, per esempio, perché oggi lavoriamo sulle borse come accessorio legato alla coppola, utilizzando dei tessuti particolari o coordinando le sciarpe alla coppola. Stiamo lavorando molto sul mondo degli accessori ultimamente. Dopo aver scoperto questo meraviglioso mondo fatto di donne, di colori, di tradizione e di maestria manifatturiera, non resta che acquistare la propria coppola personalizzata.